tagliatelle sauté. In realtà questo è un titolo abbreviato, per non dire tagliatelle in bianco allo scoglio, oppure tagliatelle saltate con i sapori dello scoglio. Insomma, chiamatelo come volete, io le chiamo tagliatelle sauté. Vediamo gli ingredienti. Per 3 persone 250 g di tagliatelle fresche, delle fasolare, si chiamano così, dei lupini, un po' di cozze, un po' di tentacoli di calamari, 3 mazzancolle, un po' di peperoncino, un ciuffo di prezzemolo, 2 spicchi d'aglio e ovviamente dell'olio d'oliva extravergine. Avviate la fiamma, mettete un po' di acqua in questa padella e poi buttare dentro le fasolare. Tutte. Per aiutare l'apertura coprite. Come vedete basta il coperchio e si sono già aperte tutte. Quindi sono pronte. Mentre si aprono le fasolare, mettete proprio mezzo spicchietto d'aglio all'interno di un pentolino e lasciate aprire le cozze. Anche qui vi aiutate con il coperchio. Le cozze si sono aperte, l'acqua che hanno rilasciato è molto importante, ci serviranno dopo. Tra poco sgusciamo le cozze. Per aprire i lupini facciamo in questa maniera, solita padellina, mettiamo proprio anche qui pochissimo aglio, 2-3 rondelline, giusto a profumare, dopodiché appena è caldo mettete dentro i lupini e anche in questo caso coprite. Anche i lupini si sono aperti e anche per i lupini stesso discorso. L'acqua che rilascia è molto importante. Spegniamo. Ecco, sono pronte. Ora dobbiamo sgusciare queste, queste e queste. E questo è un lavoro di penitenza. Lo faccio fare a Rosa. La paziente Rosa. Per le fasolare il problema si presenta su questa sacchetta qua, vedete, molto spesso là dentro si raccoglie della sabbia e dà un cattivo sapore. Noi la eliminiamo. Intanto il frutto va tolto dal guscio, quindi con una santa pazienza togliamo questa parte nera, vischiosa, torbida. E quindi togliete anche dalla, chiamiamola pancia del nostro frutto, rimanente parte nera. Ecco perché molti chef consigliano di prendere il fasolare e dopodiché di tritarle a parte, di tagliarle praticamente a julienne a piccoli piccoli pezzettini. Il vostro frutto è bello che è pulito. I frutti di mare e l'acqua delle cozze e l'acqua delle vongole già opportunamente filtrate. Ora sgusciate le mazzancolle e ricordate di togliere quel budello nero. Questa è la mia padella preferita. Ho messo dentro 4 cucchiai d'olio, aspetto che l'olio diventi caldo e dopodiché prendo gli spicchi d'aglio e li metto dentro. Ho tolto l'animella verde, ricordate di toglierla sempre perché non va bene. E quindi anche il peperoncino. Questo è peperoncino fresco e quindi non è piccantissimo, ma dà quella giusta sapidità. Ho appena l'olio quindi è anche caldo, l'aglio si sta appena imbiondendo, prendete i vostri tentacoli di calamari, detti ramfatelli di calamare, e praticamente li mettete in padella.
La cottura del calamaro è velocissimo. Qui proprio una spruzzata di vino e aspettate che evapori. I calamari devono cuocere pochissimo, del tipo 2 minuti, ma 2 minuti e mezzo, allora, facciamo 3 minuti. A questo punto mettete dentro le vostre fasolare, prendete poi la vostra acqua di cottura delle vongole e poi anche delle cozze e la mettete nel sughetto. A questo punto le vostre mazzancolle. Ecco le mazzancolle, anche queste devono cuocere abbastanza poco, devono assumere questo bel colore rosato, sulle segne della loro cottura. Come dicono a Napoli, ma buttate la girata e anche la mazza in colla con la sola. L'acqua bolle, è stata salata e quindi caliamo le nostre tagliatelle. E vaga. Oh, la cottura è rapidissima. L'ultima cosa che dovete aggiungere prima di aggiungere le tagliatelle sono praticamente le vostre cozze e poi anche i lupini. I lupini sono molto saporiti, sono piccoli ma sono molto saporiti. Volendo qui ci andrebbero quelle belle vongole veraci, ma normalmente lo trovate al mercato, anche i lupini possono essere ben adattati. Aspettiamo ora per aggiungere le tagliatelle. Le tagliatelle sono belle al dente, le prendete ancora grondanti e le tuffate nel vostro sugo. Ecco qua, direi che ci siamo quasi. Ora mescolata. Un po' di acqua di cottura che aiuta sempre a fare quel sughetto meraviglioso. Ecco. Lasciate che si asciughi un po'. E direi che ci siamo. Prezzemolate. Un'altra piccola mischiata. Ecco qua. E siamo pronti. Impiattiamo. Impiattate così il vostro nido di tagliatelle sul quale mettete poi l'intingolo e sentitevi dire a tutti buon appetito. Allora, intanto con una grande falanghina dei campi flegrei, manco un greco di tufo ci sarà Dio. Cosa volevo ottenere con questo piatto? In realtà avete presente quando il sauté è preparato, quindi le vongole a sauté, le cozze a sauté, questo sapore meraviglioso e poi c'è sta la pummarola, ecco. Io volevo fare una cosa in cui il pomodoro non fosse presente, perché molto spesso il pomodoro tende a coprire proprio il gusto del pesce. Invece in questa maniera è proprio tutto rigorosamente in bianco, come fare le vongole in bianco. Anche qui, uno scialatiello ci sarebbe stato anche meglio, però ho trovato delle tagliatelle che devo dire veramente buone e me le saggio. Il piatto è strepitoso perché con questi sapori è chiaro, è scontato. Ora sto assaggiando praticamente la nostra fasolare. La sua callosità chiaramente rimane un po' callosetta, però è saporito e soprattutto in questo modo, come l'abbiamo pulita, ci sta mancando poco di sabbia, neanche un po' di granelle speciale, passa la mazzangolla e questo è dolce, è sapore che è dolce. La ci avviglia ancora, ah, con la rampatella
la piglia tra poco. Eccola qua. Granfratello e pizzichella. Anche il calamaro. Cottura rapidissima oppure lunghissima. Il calamaro o deve essere cotto in pochissimo tempo oppure lunghissimo. Piatto spettacolare, mediterraneo, estivo, siamo ben stati, magnata villa. A tutti, alla prossima.